mi sono fatto qualche appunto e magari adesso non saluto veloce, cerco di ampliare. Ovviamente siamo di fronte a una disciplina abbastanza nuova, dal 25 maggio del 2018 entrerà in vigore questo regolamento europeo per la protezione dei dati personali. E come ha specificato l'avvocato Secchieri, anche CNI è presente in questa iniziativa, in quanto ovviamente deve promuovere e valorizzare la professione degli ingegneri, così come il Consiglio Nazionale Forense farà per gli avvocati. La finalità è ovviamente quella di avere un riconoscimento politico, ma soprattutto sociale, del nostro operato che negli anni è andato un po' a scemare, a mio avviso, e essere riconosciuti comunque come interlocutori per la crescita e lo sviluppo del paese. Il CNI ha coorganizzato con il Consiglio Nazionale Forense questo corso, con la fortuna di avere un patrocinio molto importante del Garante per la protezione dei dati personali, che evidentemente ha dato una marcia in più a questa iniziativa. Uno dei temi interessanti è senz'altro il fatto che ci siano due categorie molto diverse in questa sala, che forse ci prefigura un mondo dove la multidisciplinarità diventerà sempre più importante. È un corso che, se sfruttato nei modi dovuti, comunque preparerà a un mondo lavorativo nuovo, in evoluzione, e speriamo che di preparare le persone in aula a essere dinamiche in un mondo sempre più dinamico. Abbiamo cercato di dare un taglio abbastanza operativo al corso e con l'ausilio ovviamente di un corpo docente di altissimo livello. Ringrazio ovviamente il garante della privacy perché appunto ci ha dato l'opportunità di dare qualcosa in più a questa iniziativa. Ringrazio ovviamente il Consiglio Nazionale Forense che ha anche dato l'ospitalità in questo bellissimo palazzo. Ringrazio ovviamente l'avvocato Carla Secchieri, mio omologo in questa iniziativa, perché ci ha messo veramente l'anima per portare a termine questa avventura. Ringrazio il capo docente, i tutor e tutti quanti quelli che si sono dati da fare per far sì che oggi siamo qui. Faccio un buon lavoro a tutti, vi aspettano 80 ore di un corso importante. 80 ore non sono mai semplici, però ritengo che alla fine sia un valore importante perché vi aiuterà senz'altro a riuscire a coprire tutti quelli che sono gli aspetti di questa nuova disciplina. Per noi sarà comunque molto importante avere un feedback durante il corso e alla fine del corso perché è una materia nuova, sono corsi abbastanza nuovi e non è semplicissimo riuscire a tarare nel programma, nell'orario. Penso che l'auspicio è quello che sia stata fatta la cosa giusta, però il feedback durante questo corso sarà veramente importante. Io faccio ovviamente un augurio di buon lavoro a tutti quanti e rilascio la parola all'avvocato Secchieri.